La ferocia era terribile e all'antica. I campi di concentramento dell'URSS, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore la sera prima e un'infinità di sere prima le mie sere di malato ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi, la corte dei miracoli d'Italia, e si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni. L'importante è una sola cosa, che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo, praticamente non può essere pronunciata una parola in qualche modo vera. Chi sono le persone invece che ama di più? Ma le persone che amo di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare, cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta della retorica in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, è sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Oh.